Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di prezzemolo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano reggiano, nocciole sgusciate e tostate, aglio, prezzemolo fresco sia le foglie che i gambi lavati, olio extravergine di oliva, pepe nero e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo le nocciole, l'aglio e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo il prezzemolo, sia i gambi che le foglie. Il basilico e l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Rimuoviamo il misurino, posizioniamo la spatola e azioniamo il bimby per 30 secondi. A velocità 7 spatolando. Il pesto di prezzemolo è pronto. Trasferiamolo in un contenitore. Pesto di prezzemolo. Ideale per condire la pasta o guarnire crostini. Grazie e alla prossima ricetta!